Buonasera a tutti e benvenuti. Vi porto i saluti del direttore Marco Pierini che oggi non è potuto essere qui ed è veramente molto rammaricato della sua assenza perché teneva tanto a presentare appunto per la galleria eh, questo importante appuntamento. È il primo eh, per questo anno diciamo, che ricomincia dopo la pausa estiva di presentazione di libri eh, legati all'arte eh, che la galleria vuole eh, promuovere con, eh, con molto, molto interesse. Cominciamo con un libro importantissimo appunto, e ci sembrava doveroso proprio cominciare con la presentazione di questo libro, di questo testo, legato a uno degli artisti più rappresentativi del novecento ma anche appunto campanilisticamente potremmo dire legato al territorio e quindi legato alla storia e alla cultura e al nostro patrimonio eh, culturale quindi mh, ci piaceva cominciare appunto con questa edizione de, di magonza appunto legata al grande cretto di gibellina con i testi di massimo recalcati e le fotografie di aurelio amendola ehm, il libro arriva e ovviamente poi ve lo racconteranno molto meglio eh, i miei... Eh, vicini di casa eh, con uh, eh, l'appuntamento appunto di, di quest'anno e eh, quindi con uh, il cinquantesimo anniversario del terremoto del 68 e in seguito al definitivo completamento del uh, grande decreto di Gibellina i cui lavori erano cominciati come sapete tra l'85 e l'89 si erano arrestati per poi essere completati appunto dal, dal 2015 nel centenario invece della nascita di Alberto Burri. Eh, presentarvi l'artista, presentarvi l'opera, eh, in realtà è eh, abbastanza inutile in qualche modo, proprio perché eh, tantissimi eh, di noi conoscono e apprezzano eh, la produzione, l'opera di Burri e il discorso appunto di una presenza che come vi dicevo è radicata nel territorio, eh, radicata grazie anche alla presenza appunto della fondazione Palazzo Albizzini, Collezione Burri a Città di Castello e eh, eh, di cui appunto eh, salutiamo il vicepresidente, il professor Rosario Salvato una figura importantissima nel Novecento, abbiamo detto, per tutta l'arte contemporanea, se ne è detto tanto, se ne è parlato tanto, quindi eh, in realtà eh, la mia difficoltà in questo momento è proprio quella di eh, avere quasi l'imbarazzo di dire altro relativamente all'opera, l'opera parla per sé, eh, Burri stesso eh, ha molto spesso detto appunto, che non, eh, non riusciva a parlare delle sue opere, ma proprio perché appunto le opere in sé racchiudevano il suo linguaggio e la sua, ehm, il loro significato. E, per cui vi presento eh, Massimo Recalcati e Aurelio Amendola, che sono coloro che invece eh, hanno dato parola e sguardo appunto, al Grande Cretto, arricchendolo di un ulteriore significato, di ulteriori significati. Io eh, lo leggo un po' da... Lettrice. Ho letto il libro appunto, e le impressioni che ho sono quelle di una lettrice come voi, quindi un divoratore di libri, un appassionato d'arte, per cui quello che mi viene da dire è che in questo caso siamo davanti a quella mh, aggiunta di significato che eh, è tipica e è, è forse se volete è la cifra proprio dei veri capolavori. E in questo caso appunto un capolavoro, l'arte in particolare in generale, fanno, non, non finiscono mai di raccontare non finiscono mai di essere, se volete, argomento di ulteriori riletture, ulteriori interpretazioni e questa è appunto la, la cifra della, del capolavoro. E in questo caso appunto una rilettura in chiave psicanalitica, una rilettura eh, legata appunto a tutti quelli che mh, sono gli aspetti che non possiamo dimenticare nel momento in cui ci approcciamo all'opera d'arte, vale a dire l'aspetto... L'aspetto biografico, l'aspetto dell'esistenza, nel libro appunto di Recalcati Amendola, eh, abbiamo nel testo di, di Recalcati un eh, ritorno di alcuni termini chiave che non raccontano soltanto l'esperienza e l'opera del grande cret Cretto di Gibellina, ma in realtà raccontano appunto di eh, quell'abisso, di quel tormento, di quella ferita e della rielaborazione. Anche del trauma e il lavoro del lutto di cui poi vi parlerà eh, il professore che eh, fanno parte dell'esistenza di ognuno di noi, che accomuna proprio in quanto tema universale. L'arte racconta questi grandi temi universali, quindi, inevitabilmente, può essere e deve essere soggetta a interpretazioni non soltanto storico-artistiche, ma anche estetiche, sociologiche, antropologiche, in una visione, eh, appunto, eh, olistica potremmo dire, della, della, della realtà alla cui quale appartiene l'opera, l'opera è il prodotto di una biografia, l'opera è il prodotto di un'esperienza, di un'introiezione, di esperienza di realtà, appunto come vi dirà meglio eh, Massimo Recalcati. Eh, lascio prima di tutto però la parola ad Aurelio Amendola, fotografo eh, di grande fama e di, di occhio sensibile, poetico. Eh, L'operazione, come vi dicevo, un'operazione artistica proprio perché il testo di Recalcati è già una... Piccola opera d'arte in sé, letteratura, perché sapete che lo stile, appunto, del professore è, è, è ricco e ogni parola è scelta con una selezione che la rende pregna. E contemporaneamente abbiamo un'altra visione, un'altra lettura di Burri dal punto di vista, appunto, fotografico, dal punto di vista eh, dell'immagine, dal punto di vista anche amicale, potremmo dire, quindi non soltanto eh, il maestro è un maestro fotografico che è riuscito ad aggiungere significato anche ad opere che sembrava come quelle di Michelangelo, non si potesse più dire nulla e quindi appunto le, il libro è corredato da queste fotografie bellissime che sono state scattate dall'amico fraterno di Alberto Burri. Lascio la parola e vi dico appunto in finale che l'operazione artistica è perfettamente riuscita, c'è una veste editoriale bellissima con questa copertina. Eh, in cui è rielaborato il bozzetto del, del Grande Creto di Gibellina dell'81, quindi tutta l'attenzione a, a questo libro lo rende un'opera d'arte. E siccome appunto, la mia è una formazione bodleriana, eh, non posso che essere d'accordo su ehm, sul pensare appunto che la critica all'arte, a un'opera d'arte, debba essere arte stessa, quindi in questo caso l'operazione secondo me è perfettamente riuscita. Grazie. Mi sente? Buonasera. Io quando vengo qui a Perugia ho sempre delle emozioni e dei grandi ricordi, perché Buri qui era molto legato, però ve ne dico due. Uno perché aveva il suo grande amico professor Fortuni e poi l'altro era il Perugia perché lui era malato di gioco del calcio e quindi io qui a Perugia cosa faceva Burri? lui era abbonato e aveva otto, otto persone in fila e si faceva una volta a venire una volta io una, non, una volta il nonno d'Alessandro Alessandro che è l'editore del libro e tutte le volte si veniva qui a vedere il Perugia quando il Perugia vinceva Burri era Famoso. Quando perdeva, la colpa era sempre dell'altro. Potete pensare che gli diceva, a parte queste cose, come è nato questo libro? Io mi ricordo quando venne Corrao a, a, a Città di Castello a parlare di Budi di questa opera. Sempre era presente il nonno d'Alessandro Sartianese. Insomma, a parte questo, lui andò, fece tutto. E lo fece tutte le volte e mi diceva a me quando vai a fotografarlo, quando vai a fotografarlo, e si faceva altre rimandare. Poi Burri purtroppo è scomparso e io mh, la cosa rimase lì. Mi, mi chiamarono per un'intervista su Burri proprio per il Cretto e poi mi dissero se andavo là, mi giravano mentre facevo le fotografie al Cretto. Io appena arrivai di il creto terribile, pieno d'erba, tutto, no? terribile. Ho detto io mi rifiuto di fotografarlo e mi ricordo quel giorno ero a pranzo col presidente Corrause eh. e lui mi promise che avrebbe pulito tutto, l'erba, poi è successo questo incidente e io ho detto ormai il libro non si fa più. Mi chiamarono dopo un mese e mi dissero il creto è pulito. E io andai su e incominciai a fotografarlo, però non era completato. E Alessandro e il suo babbo e tutti dice guarda, aspetta che finisce e poi si completa le fotografie. Io sono andato 4-5 volte. E devo dire l'ultima volta era uno spettacolo, era di una bellezza enorme. Forse molti di voi l'hanno visto anche perché passò il giro in Italia e lo facevano vedere in TG1. Io tutte le volte che parlo di Burri mi commuovo, smetto e poi avrà la parola il professore <ride> <ride> Eccaia. Scusate. Intanto buonasera, per me è un onore prendere la parola in questo contesto. In, nel luogo, nei luoghi eh, amati e frequentati da Burri, con di fianco Carla e Aurelio Amendola, eh, con i rappresentanti della fondazione, con la presenza di Alessandro Sartianesi che ha fortemente voluto questo libro e in un luogo storico come la Galleria Nazionale. Eh, mi sento un po' un intruso. Perché la mia professione non è quella dello storico dell'arte, eh, è quella dello psicoanalista, che però ha diciamo, un interesse profondo per l'arte e in particolare per l'arte contemporanea e ancora più in particolare per l'opera di Burri. Oggi è il giorno dei morti e credo che sia un giorno giusto per parlare del grande decreto di Gibellina. Perché se ci pensiamo un attimo, e questa sarà la porta di entrata che vorrei prendere, un po' anomala, io non ripercorrerò i passaggi del libro, vi propongo qualcosa in più, qualcosa che c'è già nel libro, qualcosa di un po' diverso, ma se ci pensate, nel mondo animale non ci sono cimiteri, non ci sono sepolcri. Non c'è il culto dei morti, non ci sono giorni dei morti. Gli animali sono per certi versi eh, immortali, cioè non fanno esperienza della morte. Gli animali periscono come le foglie periscono staccandosi dagli alberi, ma l'animale non fa esperienza della morte, non pensa alla morte. Viceversa, noi umani, o meglio la forma umana della vita, inizia a morire quando nasce. Gli animali sono sempre pieni di vita, sono il colmo della vita. Se noi dobbiamo immaginare un'immagine potente della vita, immaginiamo, che ne so, la corsa di un cavallo in un prato, no? o i giochi di un cane in un prato. Quando Gesù deve pensare la forma piena della vita, No, in una celebre metafora cita i gigli e gli uccelli, i gigli nei prati e gli uccelli nei cieli. I gigli nei prati e gli uccelli nei cieli non fanno esperienza della morte, non fanno esperienza della ferita della morte. E la ferita della morte ha sempre due facce, riguarda chi muore e chi resta rispetto al morto. La ferita della morte ha due facce: colpisce il morto e colpisce chi resta che deve sopportare il peso del morto, di chi è entrato diciamo, nel regno della morte. E io direi che se dovessimo trovare una porta di entrata per leggere il grande decreto di Burri, la porta che io vi propongo è questa. Nessuna opera forse dei grandi artisti del Novecento come quella di Burri ha messo in rilievo potentemente il tema della ferita. Potremmo dire che eh, il tema della ferita in generale, il tema della ferita della morte, di come la morte ferisce la vita, eh, il tema della ferita della morte, è per certi versi il grande tema, il tema che unifica. L'opera di Burri che come molti di voi sapranno è un'opera eh, polimorfa che conosce diversi cicli, diversi, mh, come dire, diverse materie, diversi momenti estetici. Ma se dovessimo trovare un denominatore comune di, tutta grande, di tutto questo grande viaggio complesso no, che caratterizza il lavoro artistico di Burri, io direi che... Eh, questo tema è il tema della ferita. Innanzitutto osserviamo le materie di cui si occupa Burri, no? sappiamo le muffe, i sacchi. Io vengo da una città, da città di Castello ieri e ho gli occhi pieni delle opere di Burri. No? Eh, la seconda volta che ci torno, dopo vent'anni, Alessandro è stato la nostra guida per questa giornata straordinaria, prima a Palazzo Albizzini, poi agli essiccatoi. E diciamo, se noi osserviamo anche molto empiricamente le materie lavorate da Burri, quindi le muffe, i catrami, eh, i legni, i ferri, le plastiche, i, i sacchi di iuta, se noi osserviamo queste materie, tutte queste materie, appaiono, ci appaiono come delle materie traumatizzate, contuse, ferite, appunto. No? Burri lavora con una materia che innanzitutto appare come una materia scossa, come una materia offesa, contusa: la lacerazione, il buco, lo strappo e nei cretti la screpolatura, la fenditura, la, appunto la traumaticità della, di quello che Burri chiamava l'energia della superficie. Tutte le materie di Burri, potremmo dire così, per rimanere sempre in una prima approssimazione, sono materie contuse. E che cosa ci ricorda la materia contusa? Cosa ci ricorda il sacco strappato, la plastica diciamo, accartocciata dalla violenza, dalla violenza della fiamma? Ci ricorda la forma umana della vita. Le materie di Burri evocano sempre la forma umana della vita, che diversamente dalla vita del giglio e dalla vita dell'uccello nel cielo, è vita, è vita ferita. E qui dobbiamo vedere subito un punto essenziale, secondo me, dell'estetica di Burri, che capovolge per certi versi un, un paradigma della storia dell'arte. Un paradigma della storia dell'arte che arriva fino al Novecento, per certi versi, e cioè l'idea che fondamentalmente la bellezza, perché la bellezza è ciò che interessa Burri, diciamo la ferita certamente, ma esteticamente Burri si definisce un pittore, e già su questo bisognerebbe discutere, insomma, ma si definisce un pittore che ricerca la bellezza. No? A me, lo cito, interessa la bellezza, la bellezza e basta. La forma dunque. Burri è attratto dall'equilibrio rigoroso estetico della forma. Ma attenzione: perché potremmo dire che questo è in tutta la storia dell'arte. No? Grazie, Carlo ci ha fatto da guida oggi nella Galleria Nazionale. Abbiamo visto. Uh, il Perugino, Beato, il Beato Angelico, cioè forme di pura bellezza, potremmo dire. Ma qual è il contributo particolarissimo che Burri dà? E cioè che se la mira dell'artista è la bellezza, dobbiamo però non contrapporre più la bellezza alla ferita, come se la bellezza dovesse mascherare la ferita. Come se la bellezza dovesse coprire, ricoprire, velare la ferita, ma il grande passo inaudito di Burri consiste nel pensare che la bellezza è nella ferita, che la ferita è il luogo della bellezza, è trasfigurare la ferita nella bellezza. Questa è l'operazione straordinaria, perché anche nella psicoanalisi. La bellezza è sempre un antidoto alla ferita. Freud diceva, dove c'è la bellezza eh, non c'è la castrazione, che traduciamo dove c'è la bellezza non c'è la ferita. Mm? Dove c'è la proporzione, l'armonia, la luce, l'oro, no? dove c'è l'oro della luce, abbiamo visto questa mattina, no? dove c'è l'oro della luce non c'è la ferita. Burri capovolge questo paradigma e mostra, lo vedremo poi col creto, che dove c'è la ferita, lì c'è la possibilità autentica della bellezza. Dove c'è la morte, lì c'è la possibilità autentica della luce e questo mi pare un contributo straordinario a cui si associa un secondo grande contributo che se dovessi fare una sintesi estrema ripeto non sono storico dell'arte di quello che a me convince dell'opera di Burri seconda sintesi estrema è che la materia di cui Burri si occupa che è una materia offesa, contusa, lacerata ferita non è opposta allo spirituale no? cioè la storia dell'arte ma fino a Kandinsky Diciamo, Kandinsky compreso, quindi eh, l'astrattismo compreso, e questo spiega la mia diffidenza rispetto all'astrattismo che io definisco un po' ornamentale. L'astrattismo compre compreso, pensate a un testo capitale del Novecento, Lo spirituale nell'arte di Kandinsky. Qual è la tesi, in fondo, che arriva fino a Kandinsky, ma che parte appunto dalla pittura che voi trovate qui nella Galleria Nazionale? Emancipare lo spirituale dalla gravità, dal peso della materia. Tesi hegeliana, no? L'arte sarebbe l'emancipazione del sovrasensibile dal sensibile e quindi l'arte sarebbe appunto la liberazione dello spirito dalla prigione della materia secondo uno schema appunto platonico, gnostico eccetera eccetera ma insomma il punto se voi pensate anche alla classificazione delle arti che propone Hegel il principio della classificazione delle arti, cioè che va dall'architettura dall alla scultura, alla pittura, alla musica, alla poesia, questa piramide che Hegel costruisce nell'estetica, quale denominatore comune ha? L'architettura è l'arte più povera perché si occupa di materia, la poesia è l'arte più alta, vicina alla filosofia. Perché nella poesia noi non troviamo più materia, troviamo logos. E quindi il movimento della creazione artistica è una sublimazione progressiva del peso della materia. E eh, cosa fa Burri? Stravolge completamente questa rappresentazione idealistica, crociana, dell'opera d'arte e ci dice che in fondo lo spirituale è tutto nella materia attraversa la materia lo spirituale non è l'emancipazione dalla materia no? ma è la materia che è già pittura in questo senso la materia è già pittura anche se burri come abbiamo visto ieri Interviene sempre sulla materia, ma interviene a partire dal presupposto che la materia è già pittura e dunque i materiali che Burri utilizza sono materiali che non devono come dire essere dimenticati dallo spirito, oltrepassati dallo spirito, perché essi sono già spirito. Questo è l'immanentismo di Burri, la straordinaria idea che in fondo l'esperienza della trascendenza è tutta nell'immanenza, se volete è il cristianesimo, e questo lo dico io, aprite e chiudete la parentesi, ma è il cristianesimo profondo che attraversa la sua pittura, cioè l'idea che al centro c'è il tema dell'incarnazione, non c'è lo spirito che platonicamente si cerca di liberarsi dalla materia, ma c'è lo spirito che è incarnato radicalmente dalla materia. Ecco, ora se questi sono i presupposti generali adesso arrivo al grande decreto la mia tesi sul grande decreto che non ho sviluppato bene nel saggio ma che vi prometto di farlo in un alt altri lavori su Burri perché appunto essendo Burri un amore eh, c'è una fedeltà agli amori no? non è che si scrive una volta poi basta, ma è sempre un ritornarci sopra hm? un ritornarci sopra Mm, io penso questo lo dico nel saggio ma non lo sviluppo bene penso che il grande cretto di Gibellina cioè un'opera di land art no? quindi strana per Burri per il suo percorso artistico, strana, eccezionale potremmo dire il grande cretto di Gibellina è un'eccezione è un capitolo eccezionale nell'opera di Burri ma potremmo dire è veramente così o Dovremmo leggere tutta l'opera di Burri a partire dal Grande Cretto, perché non si tratta di un episodio eccezionale nell'opera di Burri, ma che costituisce la sintesi suprema di quest'opera. E dunque noi dovremmo rileggere tutta l'opera di Burri, perché no? A partire dal vertice del Grande Cretto di Gibellina. E perché dico che questo vertice è riassuntivo di tutta la poetica di Burri? Perché, come vediamo adesso fra pochissimo, al centro del Grande Creto c'è il tema della ferita, e della, della ferita, della morte, della materia, della forma come redenzione della ferita, della morte, della materia. Tutto si gioca in modo straordinariamente complesso in quest'opera. Ora, quest'opera, eh, di cui credo che dietro di me scorrano delle immagini, quest'opera, una breve nota sulla storia di quest'opera. Mm, nel, nel gennaio del 68 c'è un terremoto nella, nella vecchia città di Gibellina, la piccola cittadina della Valle del Belice arroccata su una collina. Il terremoto rade al suolo questa città, semina morte e distruzione. E dunque eh, nessuno sopravvive, si potrebbe dire così, alla violenza del terremoto. Eh? Nessuno sopravvive alla violenza del terremoto. Nel 79, se non sbaglio, Corrao viene nominato sindaco. Si tratta di una figura di intellettuale complessa, diciamo, sicuramente illuminata, sicuramente appassionata d'arte. E l'azione che, che Corrao compie è... Intanto Gibellina si era ricostruita a 20 km di distanza dalla vecchia Gibellina. E nella nuova Gibellina, Corrao pensa di radunare, diciamo, contributi di artisti nazionali e internazionali per ridare vita, diciamo, alla nuova città. Visto che la vecchia Gibellina giace... A cielo aperto come un accumulo drammatico di macerie, resti, eccetera, a cielo aperto. Quindi è come se la tesi di Corrao fosse non possiamo ricostruire là dove è stato il terremoto, laddove il terremoto ha espresso la sua massima violenza, ci allontaniamo di, appunto di 20 km e ricostruiamo la nuova gibellina. Allora molti artisti danno dei contributi eh, sia pittorici sia architettonici. Con Alessandro abbiamo visitato Gibellina e io francamente sono rimasto colpito, la nuova Gibellina, rimasto colpito da piani architettonici totalmente fuori scala, totalmente incongrui rispetto alla vita di una popolazione limitata. Insomma, il che come psicoanalista mi fa pensare che la nuova gibellina sia stata una risposta clinicamente maniacale di fronte al buco che il terremoto ha aperto, la ferita che il terremoto ha aperto nella vecchia gibellina. Come dire. Facciamo un circo, adesso esagero, ma no? per, per darci l'idea, creiamo un circo, creiamo fuochi d'artificio, chiamiamo tutti gli artisti più quotati dell'epoca, per dimenticare la vecchia gibellina. Questo è il punto. Clinicamente, noi diciamo che ogni reazione maniacale all'esperienza della morte comporta il tentativo di negare l'esperienza della morte. Oh, per negare l'esperienza della morte, eh, appunto, bisogna creare una euforia artificiale. E quando uno va nella nuova gibellina, meno a me è accaduto, percepisce l'aria di qualcosa di artificiale e al tempo stesso di destinato a, 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 alla corruzione del tempo, all'essere decrepito. Per cui, a, nella nuova gibellina, uno percepisce. Questi due elementi contraddittori, no? una certa enfasi eh, maniacale e la ruggine, la corruzione, il fatto che queste strutture non c'entrano nulla con la città. Nulla con la città. Ora Burri viene chiamato da Corrao nel 1900 va a Gibellina nel 1981, e ehm, Corrao gli chiede un contributo. Ma quando Burri visita la nuova Gibellina, resta un po' stordito come probabilmente lo siamo stati noi e dice: No, qui anche no, no. Qui anche no, e chiede di essere portato nella vecchia Gibellina. E allora, ripeto, la vecchia Gibellina era, come forse le foto dietro alle mie spalle vi hanno mostrato, un cumulo di macerie. Un cumulo di macerie a cielo aperto, con anche un problema. Diciamo così, urbanistico, di smaltimento, di smaltimento, dei, ehm, di smaltimento insomma, dei resti del terremoto. Lì c'erano corpi sotto, diciamo, corpi eh, ricoperti dalle macerie, oggetti di ogni genere e specie. Appunto, la ferita della morte aperta. E Burri, questa è una grande lezione, una grande lezione secondo me etica ed estetica insieme. Dicendo che se io posso fare qualcosa, riprendo le sue parole di in un'intervista molto nota: se io posso fare qualcosa per Gibellina, lo posso fare qui, nel luogo della vecchia Gibellina. Si dice anche che Burri si commosse. No? che ci fu un momento di commozione, le lacrime di Burri, che non sono una cosa così frequente da, dall'idea che mi sono fatto della persona, e dunque le lacrime che si poi trasformano o che danno luogo a una intuizione estetica, eh? quindi c'è un dolore, l'esperienza di un dolore psichico di fronte alla ferita aperta della morte, un'intuizione estetica, l'intuizione del creto cioè di costruire lì in quel luogo, i lavori cominceranno come è stato detto nel 1985-1989, circa 60.000 metri eh? quadri, poi si interrompono per un problema di finanziamenti, riprendono nel 2013, si completa l'opera che nella diciamo piano di burri comprendeva 90.000 metri quadri, quindi c'è un pezzo nuovo che se oggi uno va a vedere Gibellina lo vede perché è bianco mentre il vecchio creto ha, diciamo, si è ingrigito nel tempo e dunque alla fine cosa abbiamo? Abbiamo una gettata diciamo così, di cemento di 90.000 metri quadri che ricopre tendenzialmente rispettando la vecchia planimetria della città. Straordinaria intuizione. Ora su questa intuizione, qui vediamo le, le bellissime foto di Aurelio, bellissime foto di Aurelio, che bisognerebbe stare in silenzio, <ride> ma <ride> bisognerebbe stare in silenzio perché poi vi dico anche perché. Eh, ma allora su questa, vedete il bianco e il grigio, no? I, i, i due momenti in cui si è edificato il, il Cretto. Io vi voglio dire, secondo me, i cinque passi fondamentali, lo dirò molto brevemente, che sono al cuore di questa intuizione estetica eh? e che danno, rendono il cretto il vertice da cui noi possiamo osservare tutta l'opera di Burri. Primo passo. Il primo passo, l'abbiamo già detto, è la decisione, una questione di decisione, Bisognerebbe riflettere su quanto conta la decisione nella creazione artistica. Ma c'è una decisione scelta del luogo, lo faccio qui. Quindi c'è una decisione antimaniacale, non ha paura di stare vicino al morto. Hegel diceva tenere vicino il mortum, non ha paura di tenere vicino il morto, questa è una decisione etica ed estetica. Quindi nessuna fuga. Eh, possiamo pensare a Primo Levi possiamo pensare a Picasso di fronte a Guernica abbiamo degli alti grandi riferimenti nessuna fuga di fronte all'orrore l'arte non, non autorizza l'arte, il mondo dell'arte diversamente da quello che pensano alcuni eh? non autorizza a fuggire dall'orrore del mondo quindi dal trauma della morte Primo, primo passo, quindi lo edifica là dove sono i resti del terremoto. Secondo passo, non so se dalle foto di Aurelio eh, voi lo potete vedere, ma penso di sì perché guardando il libro, se voi osservate il cretto dall'alto, in fondo la prima immagine del cretto, che cosa vediamo? Vediamo la riproduzione. O, meglio, per usare una parola importante della psicanalisi, la ripetizione del trauma. Cioè l'idea che uno ha ah, immediata osservando il Cretto è che c'è la terra che trema e si spacca. Come dire che nel Cretto per un verso si ripete la scossa sismica, no? la scossa sismica che produce la spaccatura della terra. È il tremore della terra. Potremmo dire questo: che il primo movimento che Burri fa è ripetere il trauma del, del sisma, cioè il tremore della terra, la terra che trema. E dunque la materia. In italiano questa espressione ha un doppio significato. Se noi diciamo materia crepata, eh, si coglie sia l'elemento della frattura, dello smembramento della frattura ma anche quello della morte no c'è una materia crepata che è il cretto ora Alessandro mi ha fatto notare più volte ieri in modo assolutamente convincente filologicamente quindi diciamo dicendomi fai attenzione non è che Burri comincia a interessarsi ai cretti come io pensavo dai primi anni 70 in avanti, perché è così di fatto, cioè, l'interesse per i Cretti copre soprattutto quella parte storicamente dell'opera di Burri. Fai attenzione perché in realtà il Cretto è già presente nelle primissime opere di Burri. E ieri a Palazzo Albizzini mi ha mostrato... Precisamente che questa, questo uso della materia che produce degli effetti di essiccazione, di fessurazione, di screpolatura appare già nei primi anni 50. Ci sono degli straordinari bianchi, anni, primi anni 50, 51, 52, dove già è presente la poetica del, del cretto. Per questo io dico che il Cretto di Gibellina cioè retroattivamente ci mostra che l'esperienza del Cretto, cioè della ferita, è costante in Burri. Bene, allora il secondo passo è ripetizione del trauma. La terra trema una seconda volta. Il Cretto riproduce il tremore della terra una seconda volta a livello ovviamente estetico: no? perché è necessario questo. È perché la negazione maniacale eh, vorrebbe cancellare il tremore della terra. E invece Burri ci ricorda che la terra ha tremato. Anzi, immobilizza il tremore della terra. Lo rende cioè perpetuo. Straordinario gesto questo. Quindi no, non ci offre un riparo consolatorio. In questo senso io dico non è un'opera cimiteriale, non ci offre un riparo consolatorio. È forse il sonno, menduro, è forse il sonno della morte menduro foscolo nei sepolcri, no? Se vi ricordate, forse il sonno della morte menduro pensavo no, ecco, no, non è meno duro il sonno della morte. Terzo passaggio, allora il primo evita la fuga maniacale, il secondo riproduce il tremore della terra. Il terzo, formidabile, gesto, guardate che tutti questi movimenti accompagnano tutta la produzione di burri, ma il creto ce li svela in un modo, li mette a nudo, diciamo. Il terzo movimento lavora sui resti, cioè incorpora i resti del terremoto nell'opera, perché tutti questi blocchi che voi... Ecco qui si vede il creto bianco di cui parlavo. È un'opera questa del 51-52, se non ricordo male. Citare le opere con Alessandro, Carlo, cioè io non sono uno storico dell'arte, quindi magari sbaglio qualche data, incorpora i resti nell'opera, cioè tutti quei blocchi che voi avete visto che costituiscono il cretto, custodiscono i morti, gli oggetti custodiscono le macerie, sono fatti di macerie. Quindi per un verso risolve a Corrao un problema relativo allo smaltimento delle macerie, ma per un altro verso ci dà un altro insegnamento estetico, cioè che l'opera d'arte sempre si costruisce come incorporazione del morto, dei morti. Potrei citare Claudio Parmigiani che per tutta la sua esistenza non fa altro che in fondo dipingere la sua amata casa rossa che non smette mai di bruciare. Apro e chiudo la parentesi per chi eh, diciamo, non conoscesse Parmigiani, ma qui abbiamo l'opposizione tra incorporazione e rimozione. Burri non rimuove i resti, ma li incorpora. E l'opera si costruisce sul fondamento di questa incorporazione simbolica. Gesto enorme, su cui potrei dilungarmi, però non, non lo faccio, perché vado al quarto passo. Il quarto passo è molto importante. Il quarto passo ha a che fare col silenzio e col bianco. Burri voleva il cretto bianco, eh? il candore del cretto. E se voi andate oggi a vedere il Cretto, vedete soprattutto l'ultima parte che è proprio bianca. Allora, qui abbiamo due esigenze di Burri, il silenzio e il bianco. Burri lascia detto, scritto, non so, detto, indicato che non vuole girandole, non vuole chioschi di gelato, non vuole... Eh, plastiche, souvenir, gadget dei, del, di plastica, dei piccoli gadget. No? Se uno, ahimè, va ad Assisi, nella vostra straordinaria terra, che cosa trova ad Assisi? Trova la... la non trova solo questo, evidentemente, no? ma trova anche trova la, violazione, la violazione del silenzio. Invece Burri esige per un verso il silenzio, perché se uno va a vedere Gibellina è colpito dal silenzio che circonda Gibellina, che è rotto solo dagli elementi della natura. Il campanacci dei, dei greggi, gli uccelli nel cielo, i gigli nel prato, cioè gli elementi della natura, c'è cioè solo il vento, ma tutto attorno è silenzio. Non ci sono grandi indicazioni per raggiungere il Cretto, si arriva al Cretto quasi per sbaglio e lì poi si vede questa straordinaria presenza nel silenzio. Allora abbiamo il contrasto tra il frastuono del terremoto, la potenza matrigna della natura e poi il silenzio, che è un'esperienza un di raccoglimento di raccoglimento. Sempre a me l'opera di Burri suggerisce questo, cioè va sempre vista in silenzio. No? Tutte le grandi opere, uno davanti a un grande nero di rocco, cosa fa? Sta in silenzio. Tutti i commenti, diceva Burri, tutte le spiegazioni che date, si rivolgeva ai critici, alle mie opere restano in ritardo rispetto all'opera. Nessuna spiegazione è in grado di decifrare l'evento dell'opera, tutte restano in ritardo, no? le parole restano sempre in ritardo rispetto al reale dell'opera, dell'evento dell'opera. Quindi abbiamo da una parte il silenzio, necessità di, del raccoglimento e poi il bianco. Io trovo che questo bianco è una scelta estetica eccezionale, no? perché Burri conosce benissimo il nero, anzi. Si potre, alcuni dicono: è il pittore del nero. Lui spiega no, non sono il pittore del nero, però diciamo il nero è un capitolo essenziale della poetica di Burri, ma qui vuole il bianco. Perché vuole il bianco? Perché non lo ha fatto nero? Ha fatto tante cose nere. Gli essicatoi, per esempio, sono eh, il luogo dove Burri ha lavorato negli ultimi anni della sua vita, È un luogo dove il nero potremmo dire troneggia rispetto a altri colori, qui lo vuole assolutamente bianco, e certo perché il problema è di non lasciare alla morte l'ultima parola e di, È di pensare che la pittura è il punto di resistenza rispetto all'orrore e alla tentazione della morte. Il bianco è la luce, è la luce che ritorna dopo l'esperienza della, della notte. Dopo l'esperienza del buio del terremoto, porta la luce, però attenzione: non porta la luce nella nuova gibellina, porta la luce dove è avvenuto, dove è accaduto il buio più pesto della notte. No? Questa è la grandezza di questo bianco che andrebbe preservato, secondo me, anche nel restauro, cioè fare attenzione a restituire il candore del creto. Cioè, la luce del Cretto. Questa luce è diversa da quella del beato angelico no? che ci hai mostrato. Perché è diversa? Parlo da ignorante eh? però, secondo me è diversa perché la luce di Burri scaturisce dalle macerie. Scaturisce dalle macerie. È come l'oro bizantino che troviamo in Cunellis. Cunellis usa l'oro bizantino, ma lo associa allo straccio, lo associa al cappotto nero, lo associa a, appunto alla, alla, alla presenza della morte. E infine l'ultimo punto, quello con cui vorrei concludere, il quinto movimento che fa, che fa Burri, che poi è l'elemento centrale secondo me di tutta la sua poetica. Quando prima dicevo eleva la ferita alla dignità della bellezza, se dovessimo dire qual è il movimento più intimo della poetica di Burri è elevare la ferita alla dignità composta, cioè in Burri c'è un senso della composizione molto rigorosa, eleva la ferita alla dignità composta della bellezza. Ma potremmo dire che quando uno incontra incontra il cretto che cosa vede ci pensiamo in ultima istanza cosa si vede si vede una grande di 90.000 metri quadri cicatrice bianca della terra l'esperienza del cretto è l'esperienza di una cicatrice a grande cicatrice lì sotto ci sono ancora i corpi gli oggetti le presenze della vecchia gibellina. È un'archeologia rovesciata, potremmo dire, no? mentre l'archeologia consiste nel portare alla luce ciò che il tempo ha sepolto, qui il movimento archeologico di Burri però si ispira secondo una traiettoria rovesciata per cui non porta alla luce ma conserva sotto la luce. No? Le cose, appunto, morte, le cose, le, cose che non, le cose che abbiamo perduto. Sono conservate, ecco l'archeologia, ma sono conservate nella misura in cui sono custodite fuori dalla vista. Nessuno di noi. Questa è la differenza profonda, permettetemi, tra Burri e gli orrori contempo, certi orrori dell'arte contemporanea. Che cosa avrebbero fatto? Avrebbero giocato con le macerie, avrebbero messo in rilievo le macerie in quanto tali. No? Cito tra tutte, non so, eh, il letto disfatto di Emin, no? cioè il letto dove eh, questa artista ha trascorso gli ultimi mesi della sua vita, quindi, un letto che si esibisce nudo pieno di secrezioni, capelli, bottiglie, residui, no. la maceria mostrata esibita in quanto tale. No, Burri fa un'operazione più complessa, cioè incorpora la maceria ma la riveste. Con questo sudario bianco, come è stato scritto, no? un sudario bianco che riveste, riveste l'orrore della ferita. L'opera d'arte ha il compito non di semplicemente riprodurre la ferita, ma di testimoniare che è possibile dare una forma alla ferita. Allora diciamo una grande cicatrice. A me vengono in mente due esempi, su questi concludo veramente, di queste grandi cicatrici. Uno viene dall'arte giapponese, il Kinzuji, o come diavolo si pronuncia, Kinzuji. Eh, sapete eh, quella, quella straordinaria arte che si produce intorno al 400 in Giappone, che i vasi rotti vengono ricomposti. Eh, I vasi rotti, noi diciamo in italiano, quando un vaso è rotto, è rotto, no? I cocci rotti a casa I cocci a casa sua, sono tante variazioni, diciamo. Però i, i, ad un mandarino era accaduto di aver, di aver rotto un vaso prezioso, il mandarino lo porta da un artigiano, questa è la storia, l'artigiano lo ricompone, ma nella misura in cui non si può ri, ri, recuperare il vaso com'era, nei punti di giuntura delle, dei pezzi mette dell'oro, cioè valorizza quello che in realtà l'estetico dovrebbe ricoprire. Cioè, le cicatrici del vaso che vengono dipinte d'oro. Ecco, secondo me il Cretto ha questa ispirazione fondamentale: non nascondere le ferite, ma trasfigurare le ferite in oro. Questa è un'operazione che Buri fa sempre. Non nasconde la lacerazione, ma la trasfigura in oro. Secondo riferimento è il corpo di Cristo. Eh, il corpo risorto di Cristo, perché non si può non pensare al tema della resurrezione qua. Chiaro che materialisticamente, e Buri mi sembra um, lettore di Schopenhauer, di Nietzsche, non è che si non è un, 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 un intellettuale che consola no? per lui la resurrezione, immagino, non è il ritorno del corpo alla vita dopo la morte, ma la resurrezione è non lasciare alla morte l'ultima parola. Quindi abbiamo la luce contro, contro la notte, ma non solo, abbiamo l'idea anche qui molto cristiana, no? cioè che il corpo del Cristo risorto, il corpo del Cristo risorto è sempre un corpo ferito. Quando Cristo risorge, risorge non annullando le ferite del suo corpo, ma risorge come corpo ferito, no? La celebre opera di Caravaggio titolata L'Incredulità di San Tommaso è un'opera dove c'è l'incontro del Cristo risorto con l'Apostolo e l'Apostolo mette il dito sul costato aperto del Cristo. Ecco, mi pare che Gibellina assomigli al corpo del Cristo risorto. Cioè implica la risurrezione della luce dal fondo buio della notte del terremoto, ma al tempo stesso, appunto, conservi la memoria della ferita. In questo senso il cretto, come il Cristo risorto, rende la ferita indimenticabile. Grazie. Grazie a tutti, nient'altro da dire. E alla prossima.